Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo con la politica. L'ex segretario regionale del Partito Democratico, Marco Rapino, annuncia la sua uscita dai Dem per aderire al nuovo movimento politico che Matteo Renzi sta creando. Proprio in queste ore in Abruzzo sarebbero diversi nomi di spicco del PD pronti a lasciare da Ginoble a D'Alessandro. Il servizio di Giuseppe Dintino. Renzi si è deciso, è fuori dal Partito Democratico. L'ex premier fonderà un movimento a sé, ma comunque sarà d'appoggio al secondo governo Conte. Renzi infatti è stato uno degli attori fondamentali per il raggiungimento dell'accordo che ha portato alla nascita del governo giallorosso. Oggi nasce un nuovo soggetto politico che è tutto da costruire, che vuole abbracciare tutte quelle persone che oggi non si sentono rappresentate dal Partito Democratico e vogliono trovare una nuova casa che sia accogliente, dove insieme si possono scrivere nuove pagine per il futuro del nostro paese. A noi, alla Leopolda, che ci sarà tra il 18 e il 20 di ottobre, lanceremo il nostro programma. È un programma che vogliamo scrivere insieme ai cittadini che fanno una domanda di futuro. Cosa significa una domanda di futuro? Significa dare nuove opportunità ai giovani, pensare a fare tornare a crescere questo paese con misure che stiano a cuore di quelle persone che ogni giorno si svegliano, vanno a lavorare, producono. Penso ai giovani imprenditori, penso al manifatturiero, che è un settore che è ancora in crisi. Insomma, ridiamo speranza all'Italia, l'Italia che vuole ripartire, l'Italia che ce l'ha fatta, un'Italia che vuole dire di sì. Questa è l'ennesima scissione in seno al centro-sinistra, resa nota soltanto nelle ultime ore, ma che era già nell'aria da almeno 20 giorni. Ovviamente vi sono ripercussioni anche nel PD abruzzese, dove diversi esponenti sono già pronti a passare al nuovo partito, di cui ancora non si conosce il nome, ma che forse si chiamerà l'Italia dei Sì. La formazione che sta nascendo non vuole mettere in crisi assolutamente il governo, anzi lo vuole rafforzare. La nostra idea è proprio quella di essere un pungolo di avanguardia nell'elaborazione di questo governo. Io penso che il governo Conte 2 è una grande opportunità, l'opportunità di fare tornare a crescere il paese. Non ci dobbiamo però perdere nelle liturgie che ci sono nel Partito Democratico. Il Partito Democratico spesso è un partito che è poco accogliente rispetto a quei giovani che magari si vogliono sentire rappresentati o magari hanno delle buone idee da mettere al servizio della politica e non ci sono riusciti, perché le dinamiche della politica, soprattutto nel PD, spesso allontanano più che avvicinare. Ed ora la cronaca, un motociclista di 21 anni di Atessa in provincia di Chieti è stato ricoverato all'ospedale di Pescara per un grave politrauma riportato a seguito di un incidente avvenuto in località Monte Marcone di Atessa. Il Centauro era alla guida di una BMW 1000 che si è scontrata con un furgone Fiat Doblò che svoltava a sinistra. Nella caduta il motociclista ha riportato anche un brutto trauma cranico che ha indotto i sanitari del 118 a trasferirlo in codice rosso in eliambulanza all'ospedale di Pescara. E proseguiamo con il nostro TG. Ieri mattina c'è stato lo sciopero dei dipendenti del trasporto pubblico. Soddisfatti i sindacati per quanto riguarda la partecipazione. Adesso chiedono un tavolo con le istituzioni mentre si accende la polemica anche per i vecchi autobus non più a norma di legge. Il servizio. Parecchi disagi ieri per lo sciopero dei dipendenti del trasporto pubblico, che ha coinciso con la riapertura ufficiale delle scuole. I lavoratori hanno protestato sotto la sede pescarese della regione per spingere le istituzioni ad aprire un tavolo che possa coinvolgerli nelle decisioni future. I risultati sono stati soddisfacenti, c'è stata una discreta adesione a questo sciopero regionale politico indetto dalla FILT CGIL. Abbiamo avuto risposte soddisfacenti su tutto il territorio regionale, con particolari risultati positivi che abbiamo riscontrato soprattutto nei tre capoluoghi di provincia dove viene espletato il servizio urbano, quindi parliamo di Chieti, di L'Aquila e di Teramo, ma abbiamo avuto importanti risultati anche per quanto riguarda il trasporto extraurbano con una percentuale che si attesta intorno al 70%. I sindacati si sono detti soddisfatti della partecipazione. Molti lavoratori che hanno aderito allo sciopero dalle aree interne d'Abruzzo. Unica eccezione i dipendenti di Pescara, che per la maggior parte hanno deciso di non scendere in piazza. Ma qui ci sono delle problematiche che partono da molto lontano, sia dai tempi dell'aggregazione delle tre società regionali di trasporti. Su questo ne siamo assolutamente consapevoli e siamo disponibili ad incontrare i lavoratori del servizio urbano proprio per cercare di risolvere i problemi. Altra questione scottante è quella dei mezzi vetusti della nostra regione, che benché una legge nazionale li vieti per questioni legate all'inquinamento, sono ancora in circolazione. Per questo i sindacati hanno scritto, oltre che al presidente Marsilio, ai ministri dell'Ambiente e dei Trasporti.
Noi abbiamo denunciato il fatto che in questa regione, ma avviene anche in regioni limitrofe, non viene rispettata una norma dello Stato, una legge dello Stato che risale alla legge di stabilità del 2014, che vieta l'utilizzo dei mezzi, degli autobus classificati Euro 0 a partire dal 1 gennaio 2019. Noi abbiamo denunciato questa cosa ai due ministri competenti, al ministro dell'Ambiente e al ministro dei Trasporti, ci siamo rivolti anche alle prefetture e ovviamente alla regione Abruzzo affinché intervenga immediatamente su questo problema, perché riteniamo che mezzi Euro 0 assolutamente non possono circolare e non è stata prevista alcuna deroga al riguardo. Il tenente colonnello Riziero Asci, al comando della compagnia Carabinieri di Teramo da 5 anni, lascia e arriva il maggiore Luigi Vaglio. Asci, che andrà al comando provinciale di Sondrio, traccia un bilancio dell'ultimo quinquennio. Il servizio di Tania Bonici Castelli. Cambio della guardia al comando della compagnia dei Carabinieri di Teramo. Dopo 5 anni il tenente colonnello Riziero Asci andrà al comando provinciale di Sondrio e sarà sostituito dal nuovo comandante Luigi Vaglio. Asci, nel salutare la stampa e tutti i suoi compagni che lo hanno affiancato in questo viaggio professionale teramano, ha fatto un bilancio del lavoro di prevenzione svolto sul territorio nell'ultimo quinquennio. Lascio una Teramo sicuramente sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica più tranquilla. Abbiamo con il personale della compagnia di Teramo ha profuso in questi 5 anni il massimo sforzo per garantire al meglio ordine e sicurezza pubblica sul territorio insieme alle altre forze di polizia. È stata veramente un'azione corale ed è stata questa l'arma che strategicamente ci ha consentito di poter ottenere risultati. Le operazioni più importanti in questi anni? Guardi, non sottolineo alcuni gli aspetti e le operazioni in particolare. Abbiamo lavorato bene sotto dal punto di vista della prevenzione, diciamo che comunque non dobbiamo fare sempre meglio, questo è un dato certo con le altre forze di polizia, ma sotto il profilo della prevenzione dato importante e oggettivo è quello di una diminuzione dei reati predatori. Certamente sono i reati più allarmanti che vanno a colpire le fasce cosiddette deboli. Non è semplice, ma stiamo e abbiamo sempre lavorato con il massimo impegno. E di oggi, a conclusione di un'attività di indagine ed in corso a Napoli, l'arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere proprio di un soggetto pregiudicato per le truffe nei confronti degli anziani, in particolare proprio con il metodo del maresciallo dei Carabinieri, del finto maresciallo dei Carabinieri. Il nuovo comandante della compagnia dei Carabinieri di Teramo sarà dunque Luigi Vaglio, 45 anni, salentino, sposato con 2 figlie. La sua bussola? Il rispetto di leggi e regolamenti. Molto attivi i Carabinieri Forestali dell'Aquila, presenti nelle scuole ovviamente ieri all'inaugurazione con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il servizio di Daniela Rosone. Attivissimi nelle scuole i Carabinieri Forestali, che oltre alle loro tradizionali attività sono impegnati molto con le nuove generazioni per insegnare sin da piccoli il valore del rispetto dell'ambiente e delle biodiversità, per creare poi adulti consapevoli. E così si inquadra la presenza dei Carabinieri Forestali nella giornata di inaugurazione dell'anno scolastico, con le loro attività e le loro eccellenze in mostra per i ragazzi. Tenente colonnello, quali sono le mansioni di cui si occupa il vostro reparto? Allora, il nostro reparto si chiama Reparto Carabinieri per la Biodiversità dell'Aquila e una delle mission istituzionali è l'educazione ambientale che svolgiamo nelle scuole. E in particolare, infatti, oggi siamo qui proprio perché è importante per noi andare nelle scuole e insegnare ai bambini ad essere dei cittadini migliori, quindi sensibilizzarli sulle tematiche dell'ambiente, quindi cercare di infondergli quella che è la conoscenza e la consapevolezza della difesa della natura, proprio per insegnargli il rispetto e la tutela della stessa. Per cui è importante, soltanto con la conoscenza della biodiversità e di ciò che ci circonda, possiamo insegnargli a tutelarla. Il fermo biologico è ufficialmente concluso e i pescherecci sono tornati a calare le reti. Da oggi c'è di nuovo il pesce fresco sui banchi della Marina di Pescara. Servizio.
ho comprato delle sogliole, ho comprato delle triglie da fare arrosto. Da oggi c'è di nuovo pesce fresco sui banchi della Marina di Pescara. Sì. Mo è fresco sicuro quest'oggi. Sì, infatti. Com'è lo cucina oggi questo? Una parola, però devo pulire un po' con la pasta, un po' al forno, andiamo. Il fermo biologico è ufficialmente finito e i pescherecci sono tornati a solcare il mare Adriatico. E un po' di tutto ci abbiamo, dalle seppie, calamari, panocchie, merluzzi, sogliole, sta un buon pescato questa mattina, un bel assortimento. Nella città che alla pesca deve il proprio nome, finalmente torneremo a gustare la fauna ittica nostrana, senza necessità di doverla importare da chissà dove. È finita la condanna di sempre perché sono 30 anni che c'è il fermo biologico, ovviamente senza retribuzioni. Un peschereccio come questo tra due giorni si va avanti queste situazioni qua, deve andare col telecomando perché non si arrivi più. Non mai c'è, da fare tutte cose, da ambara a fare tutte cose, non un casino. Il fermo biologico, che impedisce ai pescatori di calare le reti affinché i pesci possano riprodursi, desta sempre molte polemiche. Secondo coloro che vivono grazie al mare, vi sono altre soluzioni che tutelerebbero la fauna ittica, senza però impedire ai pescatori di continuare a lavorare. No, ma il fermo secondo noi non si dovrebbe fare perché basterebbe limitare la zona di pesca. Il pesce piccolo sta entro le 6 miglia, non si pesca entro le 6 miglia, lì nessuno lo tocca. Il pesce che abbiamo a largo, quello che abbiamo dove sono andato io a pescare, è lì è rimasto tale e quale perché non è il momento di riproduzione. L'unica cosa è che quei totani piccolini sono diventati più grandi, adesso il numero di pezzi e abbiamo avuto una quantità maggiore di pescato, insomma. Da domani partiranno i lavori urgenti per riasfaltare le vie principali di Teramo. Si inizierà dai ponti San Gabriele e San Ferdinando per poi proseguire su Viale Crucioli e Circonvallazione Spalato. Sono previsti forti disagi alla viabilità. Servizio. Per chi frequenterà Teramo nei prossimi giorni ci saranno pesantissimi disagi alla viabilità. Parte infatti la prima tranche di interventi urgenti di asfaltatura su alcune arterie principali della città. Si inizierà con i ponti San Gabriele e San Ferdinando per continuare su Viale Crucioli, Via De Gasperi e Circonvallazione Spalato. Erano almeno 10 anni che la cittadinanza invocava il piano asfalti. L'assessore comunale Valdo Di Bonaventura assicura che questa volta sarà la volta buona. Beh, intanto direi che dopo 10 anni si torna a parlare di asfalti. È un dato importante, sono 10 anni che sulla città di Teramo non si mette un metro di asfalto. Quindi al di là io non sui ritardi che possono essere normali, fisiologici, quando si attiva una procedura, con mille difficoltà abbiamo trovato risorse senza fare mutui, con piccole deduzioni di mutui, che ha portato avanti, che ha impegnato l'amministrazione in maniera, soprattutto nel mio assessorato, in maniera importante. Quindi il periodo estivo si è stato ieri ai mille problemi nati dall'acquisizione di queste risorse. Quindi dopo 10 anni riparliamo di asfalti, una bella notizia per la città che però sicuramente in questi giorni poi creerà anche molti disagi. Si partirà da Ponte San Gabriele, ovviamente interesserà anche l'area di Alcide De Gasperi fino all'Hotel Sporting, quindi per poi trasferire i lavori su Viale Crucioli. Viale Crucioli lì converterà notevoli disagi, quindi ci siamo attivati con l'impresa per lavorare affinché possa lavorare anche sabato e domenica in modo da in quelle giornate, quindi di creare meno disagi possibile ai cittadini. Ovviamente le zone interessate dagli asfalti saranno diverse, poi ci sarà via del Castello, via Le Cavour, via del Castello che sarà fatto quasi del tutto, ci sarà un tratto, sarà interessato un tratto di via De Paulis, un tratto di via Referza, sono tratti che veramente impercorribili, diciamo che gli grossi interventi sono questi. Torna l'appuntamento con il Festival del Creato, giunto alla quarta edizione, organizzato dai Frati Minori Conventuali d'Abruzzo. 3 giorni di manifestazioni, il 20, 21 e 22 settembre in Piazza Vico. Servizio di Paolo Renzetti.
dialoghiamo. Questo è il tema della quarta edizione del Festival del Creato che si terrà il 20, 21 e 22 settembre a Chieti in piazza Giovan Battista Vico. L'evento, curato dall'Ordine Francescano Secolare, punta quest'anno sul dialogo interreligioso con una serie di appuntamenti che vedranno la partecipazione anche dell'arcivescovo della diocesi di Chieti Vasto, Monsignor Bruno Forte. Questo è il tema proprio del quarto Festival del Creato qui a Chieti. È stato scelto questa tematica proprio perché quest'anno ricorre gli 800 anni dell'incontro tra Francesco e il Sultano d'Egitto. Poi anche il Papa quest'anno a febbraio ha fatto questo incontro tra lui ad Abu Dhabi con l'imam dell'Egitto. Quindi il tema proprio sul dialogo, sul, diciamo, in comunione con il Festival del Francescano di Bologna, da dove, ecco, siamo in comunione da diversi anni. Un festival che vuole proprio sottolineare in questo tempo dove si fa fatica a dialogare, lo vediamo da tutte le parti, di dialogare, l'importanza che l'ultima parola in tutte le nostre dimensioni, anche se siamo di religioni differenti, di appartenenze politiche differenti, di razze diverse, il dialogo è la parola più importante per costruire una società del futuro sana e importante. Questo è anche un momento per riflettere. Sì, proprio perché è un momento per riflettere, allora abbiamo pensato a tanti momenti, quindi ci saranno momenti dedicati all'arte con alcune mostre, delle conferenze, delle tavole rotonde, delle attività, workshop proprio per giovani, per la scuola, quindi abbiamo cercato di prendere tanti, diciamo, tanti aspetti culturali e soprattutto tutte le fasce di età, quindi siamo proprio attenti ad adulti, giovani, proprio perché è una tematica che interessa. Ci saranno anche delle tavole rotonde o delle conferenze, delle fast conference dal punto di vista psicologico, economico, sull'imprenditoria giovanile, proprio per dare spazio a tutti. Il clima influisce anche sulla produzione di miele, un'eccellenza della provincia di Chieti, quantità in calo in tutta la nazione e anche in Abruzzo, anche se il miele sarà di grandissima qualità. Vediamo il servizio. Produzione dimezzata ma miele eccellente che nelle aziende virtuose d'Abruzzo rappresenta la soddisfazione di riconoscimenti prestigiosi e il gradimento crescente dei consumatori. Il dato preoccupante è che la raccolta di miele è precipitata al di sotto del 50% per effetto dell'andamento climatico anomalo che non ha risparmiato gli alveari e fatto soffrire le api, un indicatore sensibile dello stato di salute dell'ambiente. Le fioriture compromesse dal terribile mese di maggio e dalle successive ondate di calore estive hanno infatti condizionato le api che non hanno avuto la possibilità di raccogliere il nettare e il poco miele che sono riuscite a produrre lo hanno mangiato per sopravvivere. Il risultato è che quest'anno la produzione nazionale risulterà ben al di sotto degli oltre 23 milioni di chili del 2018, un dato che vede l'Abruzzo perfettamente in linea. Poca produzione ma di grande qualità, con l'apicoltura che nella nostra regione è un'attività tradizionale. Dalle nostre parti infatti è possibile trovare tantissime varietà di miele locale a seconda del tipo di pascolo delle api, dal miele di acacia al millefiori che è tra i più diffusi, da quello di sulla agli agrumi, ai girasoli e via discorrendo. In regione sono censiti oltre 40.000 alveari, oltre 1.000 apiari e circa 700 apicoltori. La qualità resta ottima e fioccano premi a livello nazionale sempre ben graditi. La Pellarnia. Il mese di settembre è un mese molto importante per noi, è un mese dove si raccolgono i frutti di tutto l'anno, quindi è un mese dove tutti i sacrifici vengono ricompensati e questo vale ovviamente a prescindere dai premi che siamo abituati e onorati di ricevere, però il nostro lavoro non è solo quello di ricevere premi ovviamente. Una stagione che è iniziata abbastanza in difficoltà, visto la scarsa raccolta dei miri primaverili, e poi però è un pochino migliorata grazie soprattutto al miele di Sulla, che appunto abbiamo vinto due premi con il miele di Sulla. E poi anche il miele estivo, soprattutto il girasole e il miele fiori estivo non è stato un grandissimo raccolto, però come diciamo sempre noi siamo sotto il cielo, quindi quello che ci arriva prendiamo. Ecco.
Ed ora apriamo la pagina dello sport e lo facciamo con la Serie B. Tuminello fuori, almeno 6 mesi Palmiero a disposizione dopo la sosta di ottobre. Il Pescara fa i conti con i pesanti infortuni della gara di Cosenza e prepara il tour de force dei prossimi giorni. Oggi seduta pomeridiana per i biancazzurri con il tecnico Zauri chiamato a risolvere il ballottaggio Brunori Maniero in avanti e a vagliare diverse ipotesi per la regia della squadra. Il servizio. 6 punti in 3 partite, con la consapevolezza che c'è tanto da lavorare e i margini di miglioramento sono ampi, ma anche un dazio molto pesante pagato per gli infortuni. E questa è l'estrema sintesi dell'inizio di annata del Pescara, squadra che dall'inizio della stagione ha avuto diversi contrattempi di natura fisica e i guai più grossi si sono materializzati nella gara di Cosenza, quando il Delfino ha perso in un colpo solo 2 dei suoi pilastri, il centravanti Marco Tuminello, fuori causa per almeno 6 mesi, e il regista Luca Palmiero, che tornerà dopo la sosta a metà ottobre. Il punto della situazione è stato fatto ieri sera nel corso della trasmissione Replay di Enrico Rocchi con l'intervento del professor Vincenzo Salini. Diciamo che si è fatto male da solo, ma in realtà un po' il terreno di gioco, un po' anche la tipologia proprio dell'atleta, che gli atleti che hanno, diciamo, delle ginocchia tendenzialmente valche sono più predisposti a questo tipo di lesioni. Ecco, ci conferma che i tempi di recupero sono sui 6-7 mesi o c'è una prospettiva diversa? Ma diciamo che, a voler essere ottimista, sono 6 mesi, perché comunque sono 4 mesi per il recupero, diciamo più o meno, recupero anatomico dopo la ricostruzione del crociato, e poi consideriamo altri 2 mesi per rimettersi proprio in pista. Ecco, 6 mesi possiamo considerarli per giocare. Per Palmiero si parla di uno stop di circa 1 mese, è così? Sì, Palmiero la dinamica è stata completamente diversa, perché è stato un contrasto con un avversario, ha avuto un trauma, diciamo, in baldismo, il ginocchio si è un po' aperto, ha avuto una lesione di primo grado del collaterale interno, che però comunque è una lesione che richiede almeno 4 settimane per poter anche in questo caso essere pronto. Ecco. Ora bisognerà gestire anche la questione tecnica, vista l'assenza dei 2 giocatori. Il forfè di Tuminello responsabilizza i 2 centravanti in rosa, Matteo Brunori Sandri e Riccardo Maniero. Saranno loro 2 a contendersi la maglia al centro del tridente. Al San Vito Marulla, quasi a sorpresa, mentre tutti si aspettavano Brunori, Zauri ha scelto Maniero, contando sulla sua voglia da ex. E poi c'è Gennaro Borrelli, subito in gol con la Primavera, alla prima di campionato, ma che ora potrebbe ritagliarsi un po' di spazio in prima squadra, dopo aver fatto tutto il precampionato agli ordini di Zauri, preparazione e amichevoli. Il tecnico di Pescina, per valorizzare tutti i centravanti in organico, aveva iniziato anche a lavorare sul 4-3-1-2, lavori che potranno così proseguire, ma la società rifletterà sulla opportunità di restare così e al massimo intervenire a gennaio, o su quella di tornare sul mercato degli svincolati, che tuttavia, specie in Italia, non offre granché. Un fresco ex come Cocco, un altro ex come Pasquato, che centravanti non è, l'ex lancianese Sansone, che però è più un esterno. A centrocampo, oltre Palmiero, ora è ai box per un problema agli adduttori anche Bruno. Zauri sonderà le potenziali alternative. A Cosenza, nell'ultimo quarto d'ora, è stato Castanos a giocare davanti alla difesa, avendo ai suoi fianchi Macin e Memusciai. Il cipriota ha sfornato lo splendido assist per il gol partita di Galano ed è una soluzione credibile. Ma il casting è aperto, anche Memusciai e Busellato potranno essere vagliati per un Pescara atteso da un mini tour de force, 3 partite in 7 giorni, sabato con Lentella, martedì a Cittadella e venerdì 27 con il Crotone. Serie C, prima rete con la maglia del Teramo per Francesco Bombaggi, che ha messo il sigillo sul successo con la Cavese. Per l'ex Pordenone, nel corso degli anni, anche una evoluzione personale nella posizione in campo. Il servizio di Jacopo Forcella. Ho tirato, sì, sul primo palo, perché era quello spazio che avevo libero. Una bella palla di Tomi in profondità, secondo me il più importante è stato l'aggancio, perché era una palla difficile, poi tirato lì forte sul primo palo, fortunatamente mi è andata bene. Francesco, gol tuo, gol di Magnaghi, in panchina Tedino, è una prima vittoria un po' in salsa Pordenone, dai. No, una vittoria del Teramo, una vittoria del Teramo, era quello che secondo me serviva in questo momento per continuare a credere in quello che fa il mister. Noi non avevamo dubbi, però
è sempre importante dare quella positività in più nello spogliatoio, cominciare a, come dicevo un paio di settimane fa, è importante conoscerci, oggi si è visto qualcosa in più e penso che man mano che andiamo possiamo toglierci delle grosse soddisfazioni. Ma guarda, tutto sommato, se leviamo la prima di campionato del Catanzaro, l'Avellino è stata un po' una partita dove abbiamo sfiorato il vantaggio e poi ci siamo trovati 1-0 e con l'uomo in meno, quindi diciamo niente in più, ci stiamo cominciando a conoscere, secondo me è quello che conta. Anche bene al Teramo. Sì, però secondo me mi stai mi fa ridere, scusate. No. No, detto, al di là degli episodi penso che si è vista una superiorità sul campo importante, al di là di due episodi, una piccola indecisione dietro sul primo tempo e un bel tiro di Matera che era comunque un tiro a 30 metri, abbiamo sofferto secondo me poco, di qualche pallone lungo, però eravamo padroni del campo, riusciamo a portare la palla, a portare pressione al loro metà campo già dal primo tempo in maniera importante. Quindi penso che stiamo crescendo, questo secondo me è una cosa importante. Francesco, una domanda personale, da Villa Cidro fino ad oggi a Teramo hai cambiato tantissimi ruoli, ti stai un po' decentrando e avvicinandoti mano a mano verso la porta, sei cambiato anche un po' come giocatore da quell'annata? No, diciamo che io dico purtroppo per fortuna, quando hai delle qualità magari che si possono utilizzare in diversi ruoli, vieni spostato e rispostato anche durante l'anno diverse volte. Qualcuno dice che sia un pregio, qualcuno dice che è un difetto, sembra che non sai fare neanche un ruolo. In realtà spero di interpretarli sempre così quando mi cambiano ruolo, di fare gol, quindi va bene. Villa Cidro ho fatto anche l'esterno d'attacco, un po' la seconda punta, centrocampi, ho fatto tutto di tutto. Ma è sempre un po' la storia della mia carriera questa. Io sono a disposizione del mister a 360 gradi, quindi non mi preoccupo del ruolo che faccio, l'importante è interpretare bene la partita. Però smentiamo il mister che ha detto che volevi crossare, volevi tirare. Sì, volevo tirare. Ci tenevo a dedicare il gol a mia moglie, la mia compagna, la mia figlia e mio nonno che oggi fa 82 anni. Quindi... Auguri. Grazie. E in Serie D un'altra magnifica rete è stata quella realizzata da Stefano Amadio che ha permesso al Pineto di superare la San Giustese. Il centrocampista biancazzurro racconta il destro all'incrocio dei pali ai nostri microfoni. Roberta Di Sante. Stefano Amadio, non al top della condizione, sei partito dalla panchina, sei entrato, hai fatto una grande partita di vero sacrificio e poi questo gol che va a suggellare una prestazione praticamente perfetta. Ma sì, ma diciamo che sto contento non per me ma per la squadra, perché venivamo da un paio di partite difficili, non avevamo reso come sappiamo, oggi penso che abbiamo fatto una grande partita e credo che la vittoria è strameritata per quello che abbiamo prodotto, perché pure al primo tempo secondo me meritavamo di vincere, quindi siamo contenti e andiamo avanti così. Forse vi ha bloccato un attimo quel gol arrivato dopo 4 minuti, però poi la squadra ha saputo reagire. Sì, diciamo che viste le prime due partite era un gol che ci poteva compromettere la partita anche a livello mentale, invece penso che abbiamo reagito da grande squadra, abbiamo continuato a giocare, abbiamo creato tantissimo e ti ripeto, la vittoria è strameritata. Ti sei sacrificato molto, ti abbiamo visto attivo anche in fase di difesa e poi è arrivato questo gol veramente bellissimo. Sì, diciamo che per giocare a calcio bisogna fare tutte e due le fasi, diciamo che soprattutto nelle prime due partite avevamo difettato un po', soprattutto anche nella cattiveria, nella fase di non possesso. Credo che invece oggi abbiamo fatto una grande partita, il gol sono contento, te l'ho detto, a livello personale ma soprattutto per la squadra. Prima di chiudere torniamo alla cronaca con questa notizia appena giunta in redazione. Paura su un pullman della TUA, azienda regionale unica dei trasporti, a Caprara di Spoltore. Il mezzo della linea extraurbana è uscito fuori strada mentre percorreva la strada provinciale 12 nei pressi del bivio appunto per Caprara. A bordo c'erano studenti pendolari, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due mezzi e l'elicottero, oltre alle ambulanze del 118. Una ragazzina di 15 anni è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Pescara perché essendo rimasta incastrata tra le lamiere ha riportato una ferita grave al piede. In totale sono una decina i feriti lievi. Dai primi rilievi il mezzo è finito contro gli alberi che costeggiano la strada e un grosso tronco è entrato letteralmente nelle porte posteriori della fiancata di destra. E chiudiamo qui questa prima edizione del TG6, tutti i servizi che avete visto sono disponibili online sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossime edizioni alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per averci scelto.